7 migranti arriveranno a Divignano, il sindaco ha indetto un'assemblea, hanno risposto in molti, quasi 400 persone. Lei quando è stato informato dalla prefettura? Devo essere sincero, dalla prefettura non sono stato informato, sono stato informato dalla cooperativa Vedo Giovane che il 9 di luglio ha chiesto un incontro con me per espormi questa cosa qua. Inizialmente dovevano essere 14, poi ci sono state comunque delle irregolarità negli affitti e quindi a oggi dobbiamo verificare se comunque gli appartamenti in cui verranno sistemati sono agibili e sono abitabili. Ecco, oggi questa cosa non la sappiamo. Quindi toccherà all'ufficio tecnico verificare? Toccherà all'ufficio tecnico e poi alla prefettura decidere se mandarli comunque o no, visto che il parere positivo dell'ASL e dei Vigili del Fuoco sembra sia già stato dato. L'opinione espressa dalla maggior parte della gente che c'era qui stasera di Vignano è contraria? Ma sì, questa sera abbiamo voluto organizzare questa manifestazione, questa assemblea pubblica, non per decidere se farli venire o non farli venire, perché non è nel nostro potere, sarebbe stato troppo facile averlo questo potere. Se una volta che arriveranno, io vorrei interpellare e ho interpellato e interpelliamo di nuovo i cittadini divignanesi per capire che cosa vorremmo fare, se accoglierli in modo decoroso, magari dandogli la possibilità di rendersi utili per la comunità, oppure se escluderli dalla vita del paese. Ecco, quello che mi fa paura è che persone che vengono escluse poi si comportino male, le persone che vengono invece ben accolte sicuramente hanno cose positive da dare. Un paesino come Divignano non è pronto a un'esperienza del genere, perché vengono messi in una casa dove io ho abitato, eravamo in 5, 7 immigranti che non si sa da dove arrivano, comunque non è questione di razzismo, è il fatto che li vengono messi in cattività, ok, e vengono usati, non è che noi siamo cattivi verso di loro. Abbiamo un bar, non c'è una fermata dei pullman, non c'è un vigile, non ci sono carabinieri, non c'è niente. Anche se dovesse succedere qualcosa, noi cosa facciamo? Voi non avete solo questa esperienza di Divignano, ma immagino avete già altre esperienze con gli immigrati. Sì, noi abbiamo gestito per un anno, 2 anni fa, 5 strutture che erano appartamenti in diversi paesi del nord della provincia, con risultati che sono stati riconosciuti anche nei territori. Problematiche? Problematiche sono le problematiche normalissime di convivenza tra delle persone, ma all'interno degli appartamenti, sono persone che non si sono scelte e che quindi in qualche modo devono essere aiutate a gestire. Coi vicini no.